la Repubblica e le istituzioni hanno un valore che supera le singole persone che di volta in volta le incarnano e le rappresentano, e quindi la fedeltà va data alla istituzione in quanto tale, non alle singole persone che la incarnano, e loro sono rimasti fedeli a questo nonostante in quel momento fossero da molte istituzioni abbandonati. A 25 anni dalle stragi di Via D'Amelio e di Capaci, anche Arezzo ha ricordato Paolo Borsellino e Giovanni Falcone con una cerimonia solenne al Tribunale di Arezzo. Esattamente 10 anni fa, quando ero sindaco, intitolai la piazza del Tribunale Falcone Borsellino, la strada di accesso al Tribunale al giudice Caponnetto e il parco dietro il Tribunale all'avvocato Ambrosoli, perché restasse testimonianza di quanto la legalità e l'impegno per la legalità fosse importante in una società che vuole progredire nella civiltà. A Palazzo di Giustizia sono arrivati i vertici del Consiglio Superiore della Magistratura con il vicepresidente Giovanni Legnini e con Giuseppe Fanfani, ex sindaco di Arezzo. Alla cerimonia presente anche il primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio. A ricevere il presidente del Tribunale, Clelia Galantino, ed il procuratore della Repubblica, Roberto Rossi, oltre al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, e il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Piero Melani Graverini. Durante la cerimonia sono state consegnate le pubblicazioni degli atti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, adesso desecretati. La lotta alle mafie provengono dal lavoro straordinario del pool di cui Falcone e Borsellino furono gli attori più convinti e che ebbero maggiore successo in quegli anni, eppure furono contrastati in quegli anni da più parti, all'interno della magistratura, nel rapporto con il CSM, nelle istituzioni. Oggi invece, per fortuna, costituiscono simboli della lotta alle mafie, simboli della diffusione della cultura della legalità in Italia e nel mondo.